La mia candidatura è la candidatura della lista comunista, quindi dei comunisti uniti. Oggi i comunisti a livello nazionale rappresentano l'unica vera alternativa di sistema. Noi siamo la forza del lavoro, della grande alleanza sociale tra i soggetti produttori di questo paese, i lavoratori dipendenti, gli operai, gli impiegati, gli insegnanti, ma anche i liberi professionisti, le partite IVA, gli artigiani e i piccoli imprenditori. Vogliamo dare un futuro diverso. Siamo per l'indipendenza nazionale e la sovranità popolare. Contestiamo e vogliamo rompere i trattati europei e siamo contro l'euro. A livello regionale, questa alternativa di sistema si sostanzia essenzialmente in una posizione chiara per quanto riguarda la ripubblicizzazione dei servizi fondamentali, così come voluto dai cittadini con il referendum del 2011. Siamo contrari alla privatizzazione della sanità, che va avanti da anni in questa regione. Siamo per rafforzare gli ospedali, i servizi sanitari, i reparti sul territorio. Siamo per mettere il lavoro al primo posto, per un nuovo intervento pubblico nell'economia che rilanci il tessuto produttivo di questo Paese, con un'attenzione a livello regionale per quello che riguarda il settore primario, l'agricoltura e la ricostruzione appunto del tessuto industriale che si sta caratterizzando per una desertificazione estremamente pericolosa. Da 10 anni non si presenta una lista comunista in questa regione. Quindi ci sembrava opportuno fare questo sforzo unitario. La lista è composta dal Partito Comunista Italiano e Partito Comunista, ci sono anche degli indipendenti, quindi diciamo è una lista aperta perché comprende anche candidature di indipendenti non iscritti a nessun partito.